poi non mi ricordo più niente. In quel momento lì ho iniziato a sentire le prime voci, le prime vocine, che non riuscivo a capire cosa fosse, perché ci vorrebbe un libro solo per spiegare tutto. Abbiamo detto, ma perché non scriviamo un libro così? Perché non vediamo di scrivere un libro e diventiamo famosi? Ecco, un bel affare, il libro sì, è più preciso della memoria. Nasce nel 2001. In quel periodo lì avevamo nel nostro centro diurno molte persone con questo problema, per cui nelle riunioni che si facevano all'interno del centro questo argomento era molto sentito e spesso le persone chiedevano appunto: ma lei come professionista cosa pensa di questo? Che cosa sa? Nelle discussioni una delle cose che veniva detta tantissimo dalle persone che sentivano le voci è: sì, tu parli così, ma perché tu lavori qua, eccetera, ma vai a raccontare una cosa così a uno che non ne sa niente, ti allontana, non ti parla più insieme, ti crede matto, ti insulta, ti addita. Le persone sono molto preoccupate da elementi di pregiudizio e anche di giudizio e di critica da parte degli altri. E allora è lì che è venuto in mente: vabbè, chiediamo alla città di Settimo, chiediamo al comune di darci dei luoghi dove possiamo sottoporre un questionario in cui chiediamo alla gente se cosa gliene sembra, cosa pensa delle voci, se ne sa qualcosa. E i risultati erano stati dei risultati che avevano stupito abbastanza il gruppo per la diffusione del fenomeno, per la conoscenza che le persone ne avevano. Hanno risposto 600 persone e circa l'80% aveva sentito parlare delle voci o per esperienza diretta o di qualche persona molto vicina, un amico, un familiare. Secondo me ci sono anche tante persone che sentono le voci ma non lo dicono, non, magari hanno vergogna di dirlo, oppure qualcuno poi magari dice che sono matto, però secondo me c'è molta gente che le sente ma non dice niente. Bisogna dire che non senti le voci, ma guai, il giorno che dice che senti le voci sei già... Perché ci sono delle persone che risentono queste voci, però non lo dicono, non sono mai venuta a contatto con un gruppo come il nostro. Ho elaborato questa teoria. Io credo che si possano sentire alcune volte i pensieri delle altre persone. Secondo me è possibile sentire i pensieri degli altri, anche se sembra una cosa impossibile, inimmaginaria, Eppure queste voci da qualche parte devono venire fuori. Cioè, dicevo io, sono delle voci che misteriose, che, diciamo, non verrà mai a sapere nessuno che abbiamo queste voci. Pensavo di essere malata. Ero in bicicletta, andavo a vedere dei laghetti che ci hanno fatto lì a Volpiano. Andavo a vedere, tutto d'un tratto sento una casella, una caserma militare, pronto, caserma
non mi ricordo più il nome, comunque una caserma militare. E ho detto, strano, militare, senza figli, senza niente, sono stato lì. E voce io l'ho sentito dopo che sono andato via da via Virgilio, no? Allora c'è stata una persona che abita vicino a me, che è impossessata del cervello, mi ha posseduto, cioè tutto quello che passava per la testa se lo prendeva tutto, fino al punto di dialogare così come dialogo con te, senza nessuna... Così io dialogavo come tu per tu, e tuttora ancora dialogo. Le voci che sono normali, cioè sono normali, sembrano normali. Certo, io parlavo anche con gli uccelli, non è... però questo... Pensavo che si fosse rotto qualcosa dentro. Ho detto, sta a vedere che si è rotto qualcosa, il prototipo si è rotto. Ho detto, si è rotto il cervello, e lì mi mandano delle voci. Sono un po' stato spaventato subito, poi dopo mi è passato. Hai imparato anche a convivere, Romagna, che sono, certo, esistono quelle cattive, quelle buone, quelle cattive, però ho imparato a coesistere. Qualche vocina c'è ancora, non è che non sono scomparse. Ci sono ancora, però sapendo che altre persone le hanno e vedendo che non mi danno poi più tanto di quel fastidio, diciamo, nel senso che le sento, però vabbè, ci sono e rimangono lì e basta. Io gli auguro che il gruppo li abbia aiutati un po' a instaurare un rapporto con le loro voci civile e rispettoso. E questo gli consenta poi di fare la loro vita. Dice che il folle raramente sragiona, forse non sragiona mai. Mi ha colpito il fatto di trovare un gruppo di persone che riuscissero innanzitutto a parlare di temi su cui il più delle volte i pazienti abituati in una relazione a due con lo psichiatra non parlano in consessi più ampi, e di farlo sentendosi autorizzati di proporre anche la loro interpretazione. Esistevano diversi tipi di voci, diverse possibili letture delle voci, e che tutte queste esperienze erano comunque legittime e degne di attenzione e di interesse del gruppo. L'altra cosa importantissima che abbiamo imparato nella ricerca è stato che stare insieme agli altri fa molto di più che un antipsicotico. Io non avrei mai saputo nulla delle voci se avessi pensato che bastava utilizzare un neurolettico perché le voci sparissero. Chi lo sa? Noi abbiamo un'idea delle cose che più o meno è necessario fare perché una persona stia meglio. E credo che una delle prime cose che è necessario fare è ascoltarla. C'è da tesoro a questo handicap, diciamo, il fatto di sentire le voci, no? Beh, le cose stanno così. O sei tu che sei malato, oppure c'è qualche altra verità che non conosciamo ancora. Thank you.
emozionati, pronti ad andare a seguire un po' le presentazioni di questo libro, a vederlo, a toccarlo, a sentirne l'odore, insomma. Una pratica di resistenza a questi processi di medicalizzazione, rivendicando il diritto a abitare, a essere abitati da una differenza senza che questa venga ricondotta a una patologia psichiatrica.